Atterrato nel campo sportivo comunale a Scampia poco dopo le 9 in elicottero al termine della visita al santuario di Pompei. Ad accogliere Papa Francesco nella prima tappa della sua visita a Napoli c'erano il cardinale Sepe con il sindaco De Magistris, il presidente Caldoro ed il prefetto Pantalone. Poi l'arrivo a bordo della papamobile nella stessa piazza che ospitò 25 anni fa Papa Giovanni Paolo II. Ad attendere il Santo Padre sin dalle prime ore del mattino ci sono migliaia di fedeli, gente del quartiere e diverse categorie sociali, in rappresentanza del mondo della cultura, della legalità, del lavoro e dei migranti. Saluto tutti voi e vi ringrazio per la vostra calorosa accoglienza. Davvero si vede che i napoletani non sono freddi, davvero. Voi appartenete a un popolo dalla lunga storia, attraversata da vicende complesse e drammatiche. La vita a Napoli non è mai stata facile, ma però non è mai stata triste. Durante la visita a Scampia, il sindaco De Magistris ha consegnato a Papa Francesco le chiavi della città ed una pergamena commemorativa in segno di riconoscimento a nome di tutti i napoletani. Poi gli interventi di un'immigrata, di un lavoratore e del presidente della Corte d'Appello di Napoli ispirano il discorso di Bergoglio, che invita tutti a non perdere la speranza e ad avere rispetto per chi lavora, per i migranti e per la legge. Io vi auguro che abbiate il coraggio di andare avanti con questa gioia, con questa radice, il coraggio di portare avanti la speranza, di non rubare mai la speranza a nessuno. Benedico le vostre famiglie e questo vostro quartiere, benedico i bambini qui che sono attorno a voi e voi per favore non dimenticatevi di pregare per me. Amarona va compagna. Penso che sia stata una scelta veramente molto forte per questa periferia che ha delle difficoltà molto molto forti. Per lo meno una sola volta veniamo prima degli altri. È un grand'uomo, è con tutti noi ed è nelle nostre case sempre. È davvero un papa rivoluzionario come proprio Giovanni Paolo II. Mi dà direttamente al cuore e io vale più i brividi, è qualche cosa di eccezionale. Dopo la visita a Scampia, Papa Francesco ha raggiunto a bordo della papamobile Piazza Plebiscito per la celebrazione eucaristica.